35. Lungo le macerie. Cerchio K. Attraverso Marco la via mistica a cura di VB. Frate Bernardo. Altissimo Signore, sovrana realtà, stato di coscienza che trascende il tutto e che ne vive ogni momento ed ogni parte in coscienza ed in consapevolezza. Io invoco la tua forza, la tua benedizione, la tua presenza nel cuore degli uomini, nel cuore di chi si è chiuso alle verità di questo tempo, così carico di rivelazioni e di cose nuove e importanti per tutti, di questo cesto, così carico di pani, tanto carico che non se ne possono più moltiplicare. Oggi, Signore, tu non moltiplichi più i pani e i pesci, ma rinnovi il miracolo moltiplicando le fonti, gli stimoli d'evoluzione all'uomo che i pani e i pesci simboleggiavano all'inizio di quest'era. Ci sono oggi tanti stimoli che nascono dalle organizzazioni religiose, dalla conoscenza dei problemi politici ed economici del vostro mondo. Altri poi scaturiscono dalla conoscenza di messaggi esoterici provenienti dal passato e, da ultimo, dai messaggi che vengono dalla nostra dimensione. Altissimo Signore, fa che io possa mangiare di questi pani e di questi pesci e che non rimanga come colui che è sazio e getta il cibo, perché mi hai detto che nulla avanzi. Il discepolo che Gesù amava, scrive l'Evangelista Giovanni, prese con sé Maria e furono come madre e figlio. Ciò intende dire Maria è la Chiesa occulta e Giovanni simboleggia l'insegnamento che occulto rimane fino al ritorno del Cristo dall'intimo di ognuno. Altissimo Signore, permettimi di cogliere in me stesso questo stato di coscienza di attesa e insieme di ritrovamento, di trepidazione e insieme di serenità, di sospesa speranza e insieme di ritrovata, perché agognata, perché scritta, pace. Altissimo Signore, fammi ritrovare in me stesso il Cristo, affinché io sia tra i primi in cui Egli è veramente tornato dall'intimo, guidandomi lungo le macerie dell'illusorio mondo che mi creo con la mia coscienza. Possa io ritrovarti, o Signore, come un'attesa che è già un trovare, come una speranza che è già certezza, con un entusiasmo che non è più fideismo, ma sentita, vivida realtà. Amen, 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 fiat, fiat, fiat. Vi benedico, fratelli, con le forze che ho evocato, e che la pace scenda su voi e su tutti gli esseri. Bernardo, vostro fratello, vi saluta. Uniamoci più spesso nella preghiera, fratelli. Io sono con voi. Ogni qualvolta pregate, voi siete in sintonia con me, sempre proteso ad ascoltarvi. Teniamoci uniti nella preghiera, perché si può modificare la realtà, operare sulla materia, come ci insegna il vero misticismo e la grande opera stessa. Passo vobiscum in nomine Domini.